Buonasera a tutti. Vedete alle mie spalle un signore con la barba, è Stanley Kubrick. Questa sera gli rendiamo omaggio proiettando un suo grande film, 2001 Odissea nello spazio, un film del 1968 che dopo 15 anni arriva, e ne siamo molto orgogliosi, in un mese ricco di titoli interessanti, arriva in televisione grazie alla RAI. Che cos'è 2001 Odissea nello spazio? È uno straordinario esercizio di intelligenza avveniristica e di abilità tecnica. Per capire bene l'importanza di questo film, bisogna rapidissimamente, sarò molto breve, non abbiate paura, ripercorrere quello che è la carriera di Kubrick. Questo americano 55enne, da molti anni radicato in Inghilterra, che con meno di una dozzina di grandi film si è imposto come uno dei più grandi registi del mondo. Un esperto di tecnica cinematografica e una specie di barbaro geniale proiettato nel futuro. Cominciamo a vedere qualcuno di questi film per farvi fare mente locale. Ecco Fear and Desire, questo l'hanno visto in pochi perché non è venuto in Italia. Però è il secondo film che vi mostriamo, Il bacio dell'assassino, qualcuno lo ricorda senz'altro. Rapina a mano armata, ecco un film che cominciò a farsi già notare fra gli appassionati. E fu poi seguito da Orizzonti di gloria, ecco Kirk Douglas, un film che impose il nome di Kubrick anche al pubblico più distratto. Vennero poi Spartacus, Lolita, ecco il povero Peter Sellers, Il dottor Stranamore. E venne poi Odissea nello spazio, di cui parliamo questa sera, seguito da altri tre film. L'arancia meccanica, ecco un'inquadratura, Barry Lyndon, straordinario prodigio di raffinatezza tecnica, e Shining, un film dell'orrore. Ad ogni film sembra che Kubrick cambi argomento, tema, ispirazione. Si direbbe un uomo diverso, eppure in ogni film ritroviamo questa sua straordinaria capacità di reinventare il reale con dei tocchi fantastici e di piegare la fantasia di tocchi straordinariamente realistici grazie a una padronanza stupenda della tecnica. Ecco, alle mie spalle un antropoide. È il filo iniziale di 2001 Odissea nello spazio. Ecco perché è importante presentare questo film, per ricordare che tutto il film è dominato dalla presenza di un misterioso monolite o monolito, una manifestazione di un'intelligenza lontana, potente, misteriosa, che controlla il fluire della vita sul nostro pianeta. Farà scattare il soffio dell'intelligenza in questi antropoidi, in queste sorte di scimmie preistoriche. E passeremo da questo, con uno scatto di migliaia di anni, ad una grande esplorazione spaziale. Ad una grande esplorazione spaziale a cui farà seguito un fondamentale viaggio nello spazio. Un'astronave con due astronauti e con uno straordinario cervello elettronico, Al 9000. Tutta la seconda parte del film sarà dominata, diciamo, dalla lotta, non vorrei anticipare troppo, fra il cervello elettronico e gli uomini, in una serie di immagini che hanno anticipato nel 1968 con una straordinaria preveggenza tutte le conquiste spaziali che l'uomo ha fatto di lì a pochi anni. Il film, infine, finisce in un modo di grande tecnologia mistica e sarà ancora il monolite a fare scattare un'apertura misteriosa sullo spazio, sul tempo e sul futuro. Ecco, queste qua sono già immagini della parte finale del film. Credo che si possa dire che senza questo film molti grandi, piccoli e medi film cosiddetti di fantascienza che sono venuti dopo, penso a Incontri del terzo tipo come a Blade Runner, per fare esempi diversi, non ci sarebbero stati o sarebbero stati comunque diversi. Kubrick ha al tempo stesso anticipato e antologizzato, e tutto sulla scorta di un piccolo racconto scritto nel 1948 e pubblicato nel 1951 da Arthur C. Clarke, uno scrittore inglese di fantascienza e di divulgazione scientifica, che poi ha collaborato e figura così sui titoli di testa insieme a Kubrick a scrivere il film. Quindi fate attenzione al monolite o monolito e seguite questa straordinaria avventura che va dalla preistoria al futuro attraverso una storia di grandi ammiccamenti verso il mistero e l'ignoto, tradotti da Kubrick con una cifra figurativa, con delle invenzioni narrative, il famoso valzer spaziale che ormai è entrato nell'antologia, che fanno di questo film un unicum, al tempo stesso uno di quei film a cui siamo affezionati nel profondo del cuore, perché ci fanno capire quanto il cinema sia vicino ai nostri sogni, alle nostre fantasie, alle nostre paure, al nostro futuro ed anche al nostro presente.
Spero di non essere stato troppo lungo e vedetevi il film in pace. Buonasera e grazie a tutti.